anticipato. Quindi tutti gli ambiti ovviamente di competenza comunale, tutto quello che il comune può fare, i cittadini lo possono proporre. Però siccome c'è una fase intermedia, che forse non ho spiegato bene, che è quella di valutazione, cioè i cittadini fanno le loro proposte, però alla fase poi di votazione finale vanno soltanto quelli che sono fattibili tecnicamente ed economicamente, quelli che rientrano all'interno del budget o all'interno dei soldi disponibili o all'interno delle competenze comunali. È ovvio che questo prima viene fatto e meglio è, perché la gente, se ha una proposta fattibile, spende le energie per portarla avanti e poi alla fine può sperare che venga realizzata se tante persone lo votano. Però sostanzialmente si cerca comunque di raccogliere quanto più possibile e poi all'interno, durante questo periodo, magari si spiega ai cittadini come portarla avanti, cioè se è fattibile, se non fattibile. Dire sostanzialmente che se il budget è 100.000 euro la piscina comunale non la puoi fare sostanzialmente con quelle risorse, no? Però l'idea qual è? Facciamolo emergere il bisogno della piscina comunale, se c'è. Singola voce di spesa viene messa in votazione? No, allora poi sostanzialmente le proposte... La domanda, per favore. La domanda è, ogni singola voce di spesa poi viene messa a votazione? No, vengono messe a votazione soltanto le proposte e quindi le relative voci di spesa più votate, più condivise dai cittadini. Cioè se sono votate maggiormente le proposte, se emergono maggiormente le proposte legate agli asili, all'educazione o ai parchi, si andranno a scegliere sostanzialmente tutte le opere legate a quei progetti legati a quelle voci di spesa. Non devono necessariamente esserci un progetto per ogni voce. A me piacerebbe che ci fosse, stiamo pensando di farla a cane gratte, cioè far sì, proprio bene nell'ottica di far partecipare tutto le voci di bilancio, far sì che comunque si dia modo ai cittadini di poter votare un progetto per ciascuna voce di spesa. È un altro modello, un altro passo avanti sostanzialmente, però diciamo il principio principale è quello di far sì che comunque siano i cittadini a decidere dove vanno spesi di più e di meno i soldi. Questa è la domanda. Per quanto riguarda la domanda di Massimo, la democrazia è lo stesso, cioè in democrazia questo qui è il rischio classico, che il voto venga manipolato, che ci sia manipolazione del consenso, è un rischio intrinseco della democrazia, non è un rischio intrinseco della partecipazione diretta, della partecipazione rappresentativa, è intrinseco in tutte le forme di democrazia. Per cui nella democrazia rappresentativa noi sappiamo che c'è il conflitto di interessi, la separazione dei poteri, che sono quei meccanismi che riducono sostanzialmente il rischio di manipolazione del consenso, no? La libertà di informazione, di parole, eccetera, eccetera. In un processo partecipativo devi mettere in campo questi meccanismi, perché altrimenti c'è il rischio che, siccome la partecipazione è bassa, perché è un percorso che si costruisce nel tempo, e si spera che possa coinvolgere non solo l'1, il 2, il 10%, ma anche il 100% di persone. Perché dovrei aspirare a questo risultato? Con internet, con il tempo, no? Ci stanno gli strumenti per farlo, però i meccanismi per evitare queste forme stanno nel metodo in sé, poi vi faccio un esempio, e ovviamente anche nel budget in sé. Cioè se io parto con un processo sperimentale, con un budget grande, c'è il rischio che quel progetto sperimentale sia appetibile ai grandi interessi e cooptino e manipolino il processo, usino il processo per ottenere le risorse, perché la torta è molto ricca. Se io faccio un budget piccolino, ovviamente si riduce tutto questo appetito e diventa un percorso sostanzialmente graduale, per cui tu pian piano affini i meccanismi, affini sostanzialmente la sensibilità della gente, sia nei confronti del processo, per cui partecipano più persone e quindi aumenta il controllo sociale sostanzialmente, e più puoi sperare di aumentare la quota sostanzialmente. Questa è un po' l'idea. Poi c'è anche un discorso di metodo. Noi, ad esempio, il bilancio partecipativo che facciamo noi ha due step di voto. La prima è la fase di proposta. Allora io faccio la proposta e supporto sostanzialmente le proposte altrui, come fosse una raccolta firme, no? Raccogliamo le firme per fare l'orto a Parco Villa Litta, raccogliamo le firme per fare l'illuminazione nella via X, no? C'è questa prima fase, che è la classica fase dove è più facile il cammellaggio. Perché? Perché io, cittadino inconsapevole, ignorante, passatemi il termine, mi arriva la prima persona che mi dice: supporta quest'idea, e io dico: però bella quest'idea dell'orto, bella l'idea dell'illuminazione, oppure caspita, bella quell'idea della telecamera, no? E la firmo, no? E questo è uno step di partecipazione che manca di informazione, sostanzialmente. Però tu lo accetti,
perché sai che all'interno di questo percorso democratico c'è quello che chiede la firma per l'orto, quello che chiede la firma la stessa persona per l'illuminazione, quindi cerchi pian piano di utilizzare questo strumento per far arrivare quante più proposte al cittadino e io pian piano, ma quantomeno mi informo di quali sono i problemi, mi faccio la mia idea e poi magari metto la firma nel tempo ovviamente. Però poi tu sai, c'è un secondo step, che è quello finale, che è quello di votazione, dove tutte queste proposte raccolte con questa sorta di raccolta firme, passatemi il termine, poi quelle più sostanzialmente condivise vanno al voto. E il cittadino non vota più mettendo sì o no su una proposta senza sapere le altre, ma ha tutta una lista e sceglie. Quindi quando si trova una scheda che non è più un foglio bianco da firmare, con mettere i suoi nomi, i suoi dati, si trova una lista di progetti e ci sarà magari quello che aveva firmato inizialmente che rispetto agli altri che avevano proposto altri probabilmente è meno utile, no? I tempi anche qui non è che c'è una legge sostanzialmente, tu lo fai, io tendenzialmente nei comuni dove lo faccio durare almeno un mese, due mesi, tre mesi la fase di proposta, di informazione, perché tu devi raggiungere le persone. La fase di votazione finale all'inizio io la facciamo durare un mese, perché devi raggiungere le persone, se dura un giorno chi lo sa vota e incide sul voto, se hai un mese di tempo, chi non lo sa ha tempo per conoscere che c'è questa opportunità e soprattutto anche il tempo magari di rifletterci, no? Dici, ah, devo votare questo, aspetto un attimino a votare, non metti perché quello mi ha detto devi votare domani, ti accompagno a seggio, vota questo, no? Quindi è più ovviamente più sperimentale il processo e più magari servono tempi lunghi, più diventa un percorso diciamo continuativo è sperimentato nel tempo, più io già so 5 mesi prima che tra 5 mesi c'è il voto, no? E quindi mi comporto di conseguenza, quindi c'è questa idea qui. Pensando a come sono fatti i consigli di zona, che sono dei bancomat, no? I consigli di zona che sono dei bancomat. Grazie. E loro praticamente c'è il progetto di mettere il bancomat nei consigli. Sì, ecco, questa è un'altra cosa che temono gli amministratori, le liste di spesa. Vengono spesi praticamente, come arrivano i progetti, così vengono finanziati. Per i tempi, se ho ancora 2 minuti, potrei illustrarlo con l'esempio del comune di Malles, il comune dell'Alta Val d'Aosta, che partirà col bilancio partecipativo in questo autunno. La mia cooperativa è incaricata di gestire questo bilancio, questo metodo. E ci sono 5 passi, proprio molto breve, anche coi tempi. Sono previsti 5 passi. In aprile-maggio c'è il primo che si chiama definiamo le regole del gioco. Si incontrano la giunta comunale, con tutti poi rappresentanti di tutti i gruppi politici nel consiglio e la società civile, cioè le organizzazioni più importanti, per definire bene le regole che poi saranno approvate in forma di ordinamento. Il secondo passo in giugno reca il titolo "I cittadini vogliono capire". Qui la parola è rispetto al sindaco, all'assessore alle finanze, che è invitato in forum dei cittadini di spiegare il bilancio corrente dell'anno corrente e anche indicare le priorità di spesa previste per il prossimo bilancio. Quindi risponde a tutte le domande dei cittadini proprio per imparare, per capire meglio come funziona il bilancio comunale. Il terzo passo in settembre si chiama "Gli amministratori ascoltano". È quella fase che ha citato Stefano prima, cioè di raccolta di proposte. I cittadini in un forum civico possono fare tutte le loro proposte secondo un iter ben regolato, con i tempi regolamentati, e si raccolgono le proposte. Tra il terzo e il quarto passo c'è quella fase che è stata indicata da Stefano anche, cioè l'amministrazione comunale deve avere un certo tempo, qualche settimana o un mese, per valutare la fattibilità di queste proposte, tecnica, finanziaria, amministrativa, giuridica. È una fase molto importante perché non tutte le proposte dei cittadini sono fattibili. La quarta fase, quella decisiva, proprio si chiama "Decido anch'io". I cittadini si riuniscono
in un forum pubblico naturalmente, il terzo forum, e possono votare la graduatoria dei progetti. Quindi esce una graduatoria ben precisa di progetti con relative spese. E questa proposta passa al Consiglio Comunale, è discussa nel Consiglio Comunale in novembre-dicembre al solito, e poi approvata, almeno in parte. Sarebbe difficile farla approvare in toto. E poi aggiungo l'ultimo passo, anche non da dimenticare, cioè il Comune rende conto. L'anno successivo ovviamente il sindaco e l'assessore alle finanze deve pubblicamente sul sito, ma anche in una conferenza stampa e per i cittadini, rendere conto quale parte, in modo, delle proposte dei cittadini è stata poi anche effettivamente applicata. Al volo sorge, lo farà come servizio? Gian Matteo Draghi è qui, no? Se non lo vedo. Perché no, si prepara per il prossimo dibattito, adesso andiamo in chiusura di questo, però finché non arriva Gian Matteo andiamo avanti. Ti do il microfono, aspetta, ti do il microfono. C'è uno spazio per proiettare le slide. In tutto questo contesto molto bello, innovativo, eccetera, che ci sarebbe il tempo a parlare, tra virgolette, sistematicamente in Italia, sorge una domanda spontanea. In questo comune, voce più vicino, la partecipazione della gente, a che livello è arrivata? Quanti abitanti ha? Sì. È un comune di 5.000 abitanti con almeno 12 villaggi, paesi singoli, e quindi il livello di partecipazione già oggi è piuttosto discreto, buono, è uno dei, diciamo, dei comuni più innovatori della nostra provincia di Bolzano. Tanto è vero che adesso si svolge anche alcuni referendum anche sulla democrazia diretta in senso stretto, cioè strumenti referendari sono avanti in comune. Però colgo l'occasione per dire, durante l'estate si fanno delle attività per sensibilizzare e coinvolgere anche quelle parti della società, della popolazione che sono più distanti dalla politica. Per esempio i giovani anche, casalinghe o anche persone anziane che non se la sentono di andare a un forum e proprio proporre, portare le proprie proposte. Qui bisogna fare anche accompagnare tutto il bilancio partecipativo con stimoli di vario tipo. Una città come Milano, Monza e Como d'ora. Allora, la partecipazione dipende un po'. Noi l'esperienza di Canegrade che abbiamo fatto, avevamo come obiettivo quello di raggiungere quanto più persone possibile, quindi ci siamo inventati le schede, abbiamo fatto delle schede che ho qui, magari proprio le faccio vedere, delle schede che abbiamo distribuito porta a porta con la guida e il bilancio partecipativo. Ma quindi vai in TV allora? Vai in TV allora? Vai a porta a porta adesso? Vabbè. E la gente ha risposto. E in pratica abbiamo fatto queste schede perché sapevamo che comunque in assemblea non sarebbe arrivato, non sarebbe venuto nessuno, anche col massimo sforzo, perché è un percorso delicato dell'assemblea, devi ricostruire un po' la fiducia. Chi va in assemblea adesso spesso ci va per protestare, quindi tu devi entrare proprio in maniera molto umile in casa, bussare direttamente, lo lascio lì, se vuoi partecipa, ci sono anche le assemblee se vuoi partecipare, se non vuoi partecipare all'assemblea puoi scriverlo anche sulla scheda, la tua proposta, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo fatto queste schede porta a porta, però, ripeto, in un comune di 12.500 abitanti, se lo fai a Monza diventa in sé essere un costo altissimo, una difficoltà anche di controllo poi, perché quelle schede lì equivalevano proprio a schede di voto, io inserivo il nome, il cognome, il codice fiscale, la carta d'identità, scrivevo la mia proposta e quindi quella scheda era come un voto a quella proposta lì, e in pratica così siamo riusciti a raggiungere in due anni, il primo anno era intorno al 5-6% di persone, erano 900-800 persone tra questa fase qui, la fase di voto, dove abbiamo sempre distribuito le schede di voto porta a porta, assieme ad internet, però le schede riuscivano a coinvolgere un sacco di persone. Il secondo anno, perché c'era quel meccanismo di accountability, no? Di responsabilità, di rendere conto,
perché nella guida dell'anno successivo c'era la palestra che era stata votata l'anno prima, con tutto lo step, dire, abbiamo realizzato già i primi tre fasi di realizzazione dell'opera, ne mancano altri tre, seguili, controllaci, però ti facciamo vedere che stiamo veramente facendo l'opera che tu hai votato. Quell'anno successivo è stata la molla, sostanzialmente, che ha rimesso un pochettino di fiducia e abbiamo fatto 1800 persone, quasi più del 10%, sì, 1800, non so. Capisci che questo è il meccanismo, ovviamente 1800 persone non sono 1800 persone che hanno fatto l'assemblea, hanno fatto tutto il percorso dall'inizio alla fine, sono 1100 persone molte delle quali hanno fatto la crocetta, no? Ma in democrazia conta anche la crocetta, eh? Quasi il 20%. Caspita, è un bel, sì. Però ripeto, ci sono diversi livelli di partecipazione. Se noi ci limitiamo, questa è sempre la mia opinione, se ci limitiamo al livello quello più difficile dell'assemblea, di partecipare a momenti, non riusciamo a coinvolgere tutti. Allora quelli si fanno, però poi la scelta ultima per essere legittimata comunque deve essere aperta a tutti, perché altrimenti c'è il physical divide, cioè quelli che non partecipano perché non sono arrivati a conoscenza, non si fidano tanto, eccetera, cioè non le riesce a raggiungere. L'obiettivo sarebbe veramente bello che alla fine, in un percorso partecipativo nel lungo periodo, tutti partecipino all'assemblea, tutti si informino, tutti siano consapevoli, però questo è l'obiettivo che abbiamo tutti, anche la democrazia rappresentativa. Allora, come viviamo in un mondo fatto di imperfezione, dobbiamo cercare di rendere quanto più perfetto un mondo imperfetto e quindi cercare di compensare tutti questi limiti in maniera più creativa possibile. Ma sono niente un plauso, ma io mi accontenterei del 20% a fondo. No, io no. Ma ti spiego anche perché non mi accontento. Perché il 20%, il 10%, l'1%, il 2%, anche se ti fa una proposta di qualità, non ha generato quel cambiamento. Ed è un po' quello che è successo un po' a Porta Alegre. Ripeto, con beneficio del dubbio perché è una cosa che poi non ho approfondito. Però il che è successo a Porta Alegre è stato un processo che ha coinvolto massimo il 2% di persone, 12.000, 20.000 persone, con una città di 1.5 milioni di abitanti, pochissime persone, e riuscivano a ottenere dei risultati pazzeschi, perché c'è un'assemblea comunque di 800 persone, 1.000 persone, però nel complessivo nel corpo elettorale sempre poche persone partecipavano. Bene, quell'altro 98% di persone sono contente delle opere che vedevano realizzarsi senza partecipare, erano contenti di che comunque quella delega, cioè partecipano gli altri, comunque degli aveva risolvere dei problemi. Però a un certo punto è arrivato magari un'amministrazione che ha comunicato meglio la cosa, ha detto noi miglioriamo il bilancio partecipativo, lo facciamo diverso, votate noi perché oltre al bilancio partecipativo facciamo anche l'asilo, perché lo facciamo noi, tu quel 98% di persone che non ha partecipato non ha acquisito quella mentalità e ha votato con gli altri. E pian piano il bilancio partecipativo un pochettino, tu l'hai studiato, l'hai approfondito, porta lei un po' come si è evoluto. Una cifra di una città tedesca, forse conoscete Darmstadt. Voce. Sì, Darmstadt, città nella Germania del Sud, 140.000 abitanti, che applica il bilancio partecipativo da 3 anni. Il sindaco l'anno scorso mi ha detto che nel 2013 sono arrivati a 700 partecipanti. E ha detto che lui è contentissimo, perché 3 anni fa erano in forse 20 persone che si intendevano in qualche maniera, in qualche misura del bilancio del comune di Darmstadt, e 3 anni dopo sono già diventati 700 persone che hanno adesso un'idea più chiara, più critica anche, delle finanze del proprio comune. L'importante è dove vuoi arrivare, cioè poi ci arrivi gradualmente, cioè o vuoi andare di qua o vuoi andare di là, questa è un po' la... Volevo chiedere una cosa e poi chiudiamo che cambiamo il dibattito. Vabbè, tu gli chiedi del Brasile, ma lui di madrelingua tedesca e ti spara subito le robe tedesche. No, e analogamente a Porta Alegre il primo anno, quanti erano Stefano? Il primo anno erano 4 gatti. Però quei 4 gatti si fecero le fogne del loro quartiere. Secondo anno 8 gatti si fecero le fogne dell'altro quartiere. A un certo punto gli abitanti di altri quartieri dissero: ma che siamo stronzi noi? No? E è aumentato? Sì, il funzionamento è quello. Io poi a Canegrato è successo proprio questa cosa, un po' più, come dire, banale rispetto a Porta Alegre, però l'anno precedente aveva vinto come proposta la ristrutturazione della palestra, portata avanti dall'associazione basket, no?
e uno dice vabbè, ecco il classico stakeholder era, no, che ha condizionato il processo, ci può stare come critica. Però quando io ho visto l'assemblea che vedete nella foto di Thomas, nel libro di Thomas, quando vedete nella partecipazione un'assemblea dove c'erano molti ragazzi che erano i ragazzi dell'associazione di basket che avevano partecipato per votare la ristrutturazione della palestra, va benissimo che c'era di mezzo magari l'attuale, cioè un presidente che era così a, diciamo, ha prestato un po', però caspita, sono venuti dei ragazzi ed hanno ascoltato questi ragazzi una lezione di democrazia sostanzialmente. L'anno successivo che è successo? Ha visto che l'associazione tutto a posto? Ok, visto che l'associazione basket ha vinto l'anno precedente, l'associazione calcistica ci ha detto caspita, noi che siamo fessi, l'anno precedente non avevano partecipato perché erano sfiduciati, non avevano fiducia, erano contro l'amministrazione, quest'anno partecipo pure io, e hanno partecipato, hanno coinvolto, poi non hanno vinto, no? Però comunque c'è questa corsa, ovviamente che c'è un pelino di competizione che non è, ci sta anche bene, quando è troppa magari non va bene, ma quando questa è una sana competizione che ti porta comunque a, se vuoi giocare appunto con le regole giuste, è positiva, perché io comunque quando do questa scheda, perché magari chiedo al cittadino di votare la mia proposta, questa scheda qui non è la scheda fatta dal proponente, è stata fatta dall'amministrazione e assieme a quella proposta ci sono altre 1000 proposte, c'è il sito internet, c'è il numero di telefono, quindi tu che sei uno stakeholder con interesse particolare stai dando per perseguire il tuo interesse una scheda che invece promuove l'interesse pubblico. Bisogna essere pure un pochettino furbi, no? E per dire altri esempi di Canegra di Cascina, un comune più grande, 44.000 abitanti, lì abbiamo fatto un errore, proprio perché non è tutto veramente, non sono tutte rose e fiori. Abbiamo fatto un bilancio partecipativo di 1 milione di euro il primo anno, con ovviamente un'amministrazione, anche la mia associazione, poco preparata a gestire un processo così ampio, e lì è stato per esempio cooptato molto quel processo da due realtà che avevano visto il piatto ricco, no? 1 milione di euro, con dei progetti bellissimi di riqualificazione di un'area periferica, cioè avevano fatto il baneggio, la pista ciclabile, l'agriturismo, il parco, il laghetto artificiale, un progetto stupendo, io ce l'ho ancora attaccato al muro per quanto era bello, però la foga di avere quelle risorse, quella mentalità un pochettino da modificare, perché le ha portate a dire oro non è più, no? Piuttosto con i mezzi, a qualsiasi costo devo vincere questi soldi perché chissà quando mi ricapita, no? Abbiamo avuto dei problemi perché c'era gente che comunque si creava gli indirizzi mail fasulli, no? Quello che ha portato a noi di migliorare un po' la piattaforma internet per evitare questa cosa. Alla cittadinanza c'è stato un percorso di autoregolamentazione, perché questa cosa, il bilancio partecipativo, tu comunque questa cosa la devi diffondere per i cittadini, devi chiedere il voto ai cittadini, quindi la cosa si sparge, no? E quindi c'è un controllo sociale ed era venuto a noi la voce che si stava facendo questa attività qui, e l'abbiamo bloccata sul nascere, abbiamo impedito che quel percorso potesse finanziare in maniera poco corretta delle opere bellissime, ripeto, delle opere bellissime, ma dei beni relazionali pari a zero, perché tu hai riprodotto dei progetti, delle dinamiche non democratiche sostanzialmente. Passatemi. Grazie, adesso cambiamo dibattito. Comunque ricordiamo Stefano Stortone, Thomas Benedict, che hanno scritto libri. Stefano è anche su Facebook, Thomas no. Sta online, però la tua mail com'è? La vuoi dire? Ci vuoi dire la tua mail, dato che non stai su Facebook? No, l'email tua la vuoi comunicare? Non la ricordi. Vabbè, la troveremo, basta che su Google lo trovate. Ok, salvo, cambiamo dibattito, chiudiamo qua. Chiudi.